Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. È appena uscito il primo teaser trailer del film di Death Note prodotto da Netflix, quindi direi subito di fare la reaction e poi magari diamo qualche commentino a caldo. Partiamo, via! Il Death Note almeno cade dal cielo. E già si promette bene. Oh mio Dio, cos'è? Quello dovrebbe essere Light? Coi capelli neri e l'ossigenatura gialla? Solito è nero. Almeno Death Note è fatto figo, dai. No, io questo Light così non lo posso vedere. Light che limona duro, tra l'altro, ma quando mai? Almeno Ryuk, interpretato da Defoe, sembra promettere bene. Oddio ragazzi, oddio, sento puzza di merdata, la sento proprio sotto il naso. Nightwolf, quello dovrebbe essere Light? Lo stesso Light che ha il ciuffo, la Justin Bieber, i capelli castani nel manga e nell'anime, qui adesso sembra un idol coreana, questo ciuffo biondo ossigenato. Tra l'altro perché stava limonando duro con Misa, che tra l'altro Misa non è più bionda, ma vabbè. Cioè, lui a Light è un personaggio che se ne frega di tutti i sentimenti. Qua sembra, si vede già contro il muro che limona durissimo. Boh, non lo so. L nero non lo commento neanche perché ne abbiamo già parlato alla grande. Ovviamente non è che non vogliamo L nero perché siamo razzisti, non vogliamo Hermione nera perché siamo razzisti. Soprattutto per quanto riguarda L, il suo aspetto fisico pallido con le occhiaie è una sua peculiare caratteristica del personaggio. È come se facessero Spider-Man con la tutina verde e gialla. Cioè, non sarebbe Spider-Man, qui invece è di colore, ha il cappuccio con la bandana davanti, sembra Mr. Robot. E boh, c'è da dire che però quel poco che si è visto di Ryuk sfocato con la voce di Defoe sembra promettere bene, almeno per quanto riguarda Ryuk. Per quanto riguarda tutto il film in generale, sento l'ombra di Dragon Ball Evolution che si affaccia e ti dice: ehi, stiamo tornando a far cagare e rovinare un adattamento da un manga! Yeah! Perché Netflix? Perché? Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi a questo punto con un commentino qui sotto, lasciate un mi piace al video e, ripeto, datemi un vostro parere perché magari a qualcuno è piaciuto. Per me sarà una cagata, spero assolutamente di ricredermi e di urlare al capolavoro una volta che uscirà, però a questo punto le mie speranze sono molto, molto, molto vane. Ciao a tutti!